Il Città di Teramo abbandona il sogno ad un passo dalla finale, perdendo 2-0 allo stadio Falcone Borsellino di Paternò, la semifinale di ritorno di Coppa Italia Nazionale. In una gara che ha visto il Diavolo in costante difficoltà rispetto agli avversari e in 10 uomini per l'espulsione di Ferraioli dal 19° del secondo tempo. Pomante manda subito in campo il tridente da 71 reti stagionali, D'Egidio, Touré e Dos Santos, con Massarotti a fare il laterale di destra di centrocampo. Tra i siciliani torna titolare il capitano Maimone dopo la squalifica scontata nei primi 90 minuti, terminati 2-1 a favore del Diavolo. Il Paternò parte subito a 1000 e dopo 5 minuti i siciliani non trovano per poco la deviazione vincente sotto porta. I padroni di casa fanno la partita, premono e sbloccano il match al quarto d'ora. Napoli approfitta per segnare a porta vuota dopo l'uscita in area di Negro, facendo esplodere lo stadio Falcone Borsellino per il vantaggio dei rossazzurri. Ancora la formazione di Raciti protagonista al minuto 21. Asero prova la deviazione di testa da due passi, con Negro costretto ad alzare in calcio d'angolo. Salvo per una conclusione al lato di Esposito, Diavolo non pervenuto in campo fino al 28°, quando Sanseverino si gira bene in area, calciando però debolmente verso la porta di Romano. Minuto 36 e Dos Santos reclama il calcio di rigore per un tocco di mano di Maimone. Il direttore di gara però ravvisa il fallo del centravanti brasiliano. Dos Santos, il migliore tra i suoi, protagonista anche al 40° nel recupero di un pallone che lascia poi a Touré, che glielo restituisce per la conclusione murata dalla difesa di casa. Primo tempo che si chiude di fatto così, con il Teramo che, chance a parte, sembra nel finale di frazione riuscire a pareggiare l'aggressività del Paternò. Il giropalla del Diavolo però è ancora lento ad inizio ripresa. Dos Santos continua a suonare la carica, prima al quarto con un diagonale e poi al 10° provando a capitalizzare un'azione di Massarotti, ma in entrambi i casi Romano si fa trovare pronto. Altro episodio negativo per il Diavolo al 19°, quando Ferraioli rimedia il secondo cartellino giallo, dovendo così lasciare il campo e i compagni in inferiorità numerica. Rei per D'Egidio è il primo cambio ruolo su ruolo di Marco Pomante, per un Teramo decisamente sottotono fino a qui, ma a cui comunque basterebbe un gol per svoltare. Entra poi anche Santi Rocco per Dos Santos, con il Diavolo ancora più offensivo nel finale con gli ingressi di Cutigli e Mercado per Furlan e Massarotti. Clamorosa la chance per il 2-0 dei padroni di casa al 43°, con Negro provvidenziale in qualche modo a neutralizzare il tentativo tu per tu di Viglianisi. Colpo del KO che arriva però al minuto 47. Asero infila il diagonale in pieno recupero che manda il Paternò in finale contro la Solbiatese. Per il Diavolo ora la Serie D passerà solo dalla vittoria del campionato che ripartirà domenica prossima dopo la sosta. Il Teramo sarà all'Aragona contro la Vastese senza il supporto dei propri tifosi per il divieto di trasferta deciso dalla locale prefettura. Ma cosa non è andato? La partenza forte che ci attendavamo del Paternò, come giusto che sia. Sinceramente non abbiamo fatto neanche male nella prima frazione, è uscito fuori il Paternò. È andato in vantaggio secondo me su un gol da annullare, perché da quello che dice anche Diego è stato sbilanciato quando stava per prendere palla. Poi sinceramente dal vantaggio loro fino al minuto finale non conto il secondo gol perché è stata una ripartenza. La partita l'abbiamo fatta noi. Mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, la voglia di giocare sia in 11 ma soprattutto anche in 10 dopo l'espulsione di Emanuele. Abbiamo continuato a giocare, normale, secondo me abbiamo giocato tanto ma abbiamo creato poco, potevamo creare di più, però di fronte a una squadra forte, il rammarico che se non avveniva l'espulsione di Emanuele forse il risultato poteva essere diverso, però credimi, mi dispiace soltanto di non aver vinto questa partita perché volevamo dedicare questa vittoria a questi tifosi che veramente sono venuti in cento da Teramo, a Paternò. È un giorno lavorativo e penso che è stata una cosa per noi emozionante. Penso che dal punto di vista dell'atteggiamento e della prestazione non ci possono dire nulla, ci dispiace perché credimi, volevamo veramente dedicargli questa vittoria, però adesso dobbiamo cercare di recuperare al meglio questa trasferta, che è una trasferta giustamente importante, è una partita importante e dobbiamo sicuramente preparare al meglio la partita di Vasto perché sarà una partita difficilissima. Siamo maturi, siamo consapevoli della nostra forza,
Però non ci dimentichiamo che stiamo facendo un bene, ma non abbiamo fatto nulla, non abbiamo nulla. Adesso abbiamo un unico obiettivo adesso da raggiungere, che è la vittoria del campionato, e quindi lo dobbiamo raggiungere a tutti i costi, o quelle buone o quelle cattive, perché se è vero che il percorso è positivo, ma se alla fine non vinci poi rimane solo il percorso positivo, ma la vittoria è la cosa più importante.